commentare quello che dice, permettono di riconoscere con grande facilità gli Homo sapiens, gli anelli di comunicazione. non che serva essere un professore alla scuola. Purtroppo in rete questi si rivelano essere la stragrande maggioranza. Leggere per prima. Lo stiamo ancora cercando questo uomo per ringraziare. Ok, passiamo a un altro sondaggio. Il sondaggio dei 100. Allora, sessismo e movimento 5 Stelle. Un istituto di sondaggi che non assume donne incinta ha posto agli italiani alcune domande sul tema sessismo e movimento 5 Stelle. Il campione è costituito da 678 persone che sono solite concludere il loro post su Facebook con la frase fate girare. Ecco i dati. 1. Prima domanda. L'Italia è un paese sessista? Il 48% ha risposto no, sono solo pallocentrici. Il 27% risponderei ma mio marito non vuole. Il 16% posso rispondere anche se sono una donna. E il 9% torna in cucina proprio. La seconda domanda abbiamo chiesto legittimamente. Cosa farebbe se si andasse in macchina con la pellegrino? Il 78% ha risposto, pinca qui per scoprire. Il 15% ha risposto, guiderei io. Sarà dopo, ma l'8% ha risposto, gli farei pagare benzina e autostrada. E il 3% ha risposto, eviterei di percorrere a bordo di un fuoristrada Chevrolet Capace di Blazer, la strada militare che da Limone Piemonte porta sotto il Colle di Vento. Cosa dovrebbe fare per dimostrare di non essere sessista? Il 66%. Il 20% risponde affidare un incarico a Roberto Lombardi, anzi no, meglio sessista. C'è un link. Il 9% risponde togliere le stelle e togliere il 5% risponde scoparsi Marco Trappetto. Conclusioni. Dai dati sopra riportati emerge chiaramente che gli intervistatori non fanno un uso di droghe pesanti. Bene, passiamo alla rubrica vero o merce. Vero o adesso abbiamo bisogno di rispondere. E rispondere. Quanto manca l'interazione? Non voto perché c'è. Ma niente protagonismo, no, perché non okay. Il test che abbiamo fatto si chiama vero o merce. Perché abbiamo deciso di chiamarlo così? Grazie a tutti. Ci fate Marzulliano. Faccio un momento. No, lo fare io. In realtà l'abbiamo chiamato noi e anche i nostri fan, ma anche gente che non conosce noi, si accorta sempre di più di quante informazioni che dovrebbe essere considerata seria. Si appiattisce sempre di più verso le nostre posizioni, verso il nostro stile, verso i nostri titoli. Voi sapete che c'è un gruppo su internet su Facebook che non è legge. Gli dobbiamo in realtà parte della prossima legge. Sì, sono legati. Non abbiamo ancora un avvocato, ma noi ce l'abbiamo in giustizia. Assumiamo l'avvocato più grosso. Hanno già una causa di plagio da non è la RAI. E anche credo che la rete di ha fatto causa. Cioè, l'hanno fatto per l'uso dell'oro. Sì. Purtroppo adesso li credo dei loro articoli. Appunto, l'appiattimento è stato non solo negli argomenti trattati, io intendo ciccioni che indavenzano, vecchie che fanno battigliampi, la colonia della serie repubblica. Infatti, l'esempio è questo, Repubblica, se qualche anno fa, adesso sono pubblicato sempre, accidentalmente mostrava qualcosa dal costume, l'avrebbe fatto in maniera un po' più elegante, all'invento, no? Non lo so, infatti,
libera la farfallina al mare. Poteva essere qualunque cosa, piccava, ma adesso no, usano delle frasi molto effetto, che sono volte soltanto a spingere l'utente a cliccare sopra. In realtà poi le attese vengono costantemente disattesa. Adesso scriverebbe per te Rodriguez fa vedere la fregna a tutti. E tutti qua, anche noi che facciamo sapere su questa cosa, ci puntiamo tutti, per poi accorgerci che in realtà è una minima parte, si vede l'ombra di un velo, è proprio esagerato. Quindi nella cosa quello che prima vedi che non c'è niente per fare il cash. Esatto. Quindi la morale di tutto questo discorso è che a noi quel tipo di giornalismo scandalistico ci fa sorridere, però la fregna di Veletto ora, tornando all'inizio al nostro test, vediamo se ci sono i nostri titoli da quelli reali. Manda WhatsApp a Teto per risparmiare sull'SMS. Vicelercia, pensate mai, dice vero? La risposta da te? Vero. Era così per creare un doppietà. Ma quello adesso è vero. Le iscure non sanno più neanche. Scozzi. Taglia la testa alla madre e poi nasconde il corpo. Pensavo fosse un serpente. Vera. Quindi è vero, il messaggero se l'ha lanciato. Sì. No, c'era una foto di segnalietta. Sono Rocco Siffredi che usa la questura come PC. Trans brasiliano denunciato. Vero Lercio? Vero? Vero? Classico atteggiamento di chi l'ha usato. Non quasi questura, io sono una. L'Università Cattolica aprirà i corsi di laurea in medicina obiettrice. Vero? Ma qualcuno pensa che sia vera? Quell'angolo io non mi metto. Bimbo non va alla festa di compleanno, occultato dalla famiglia della Michelangelo. Squilibrato si barrica con un lanciafiamme dentro il museo delle cere.